Save the City. Firenze nel cuore. Per una città condivisa con i suoi cittadini. Buongiorno David Ely, mercoledì 25 gennaio, lo avete sentito dalla sigla, i primi 15 minuti come ogni mercoledì sono dedicati agli amici di Save the City Firenze nel cuore. In modo particolare quest'oggi ci occuperemo di 2.0 all'incirca, è sempre così. Quando io vedo Francesco Noferi qua nei nostri studi so che con lui parleremo quindi di tecnologia, di cose all'avanguardia che guardano molto al futuro, è così? Esattamente. Buongiorno. Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori, sono qui apposta oggi. Benissimo, ricordando che tutti i nostri amici hanno a disposizione il 3925 727775, sms, whatsapp, anche audio per interagire con noi, oppure lo 055572637. Saluto e ringrazio naturalmente per il suo lavoro Luca Paradisi, che sta facendo stretching. Devi sapere, carissimo Francesco, che tutti noi siamo, insomma, dobbiamo fare dei corsi di aggiornamento per quanto riguarda la sicurezza. Durante questo corso ci è stato detto che proprio ci sono dei tempi tecnici quando uno sta anche molto a sedere, deve comunque ogni tanto c'è la pausa da fare, tipo 10-15 minuti di stretching. Quindi non ti preoccupare, se vediamo Paradisi che inizia a fare un po' di ginnastica dall'altra parte del vetro, anzi, è tutto in regola, fa parte della sicurezza e dobbiamo rispettarlo, non ci può dire niente nessuno. Assolutamente. Chiusa questa piccola ma grande parentesi, e andiamo a presentare anche il nostro ospite di oggi. L'ospite di oggi è un ospite, la fondatrice di una realtà tutta al femminile, proprio fiorentina, di cui siamo molto orgogliosi noi di Save the City di poter parlare oggi, ed è Gaia Rialti. Ciao Gaia, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, buongiorno, grazie mille davvero. Gaia è la fondatrice di Menabo, che lascerei presentare a te direttamente. Sì, va benissimo. Allora, Menabo è una piattaforma di moda responsabile. Il nostro obiettivo è quello di far vivere il più a lungo possibile tutti i prodotti moda già prodotti. Che cosa significa? Noi andiamo a lavorare con capi vintage che hanno almeno 20 anni di storia, capi second hand, quindi seconda mano, il mio armadio, l'armadio di mia mamma, tutti i capi che non utilizziamo più. Che cosa facciamo? Andiamo a rilavorare questi capi dando un tocco innovativo, ad esempio a un blazer aggiungiamo un bottone piuttosto che delle frange, e poi lavoriamo con tanti brand indipendenti, piccolini, dove siamo noi a fare scouting, che ci danno i capi delle loro collezioni precedenti, quindi capi che altrimenti rimarrebbero fermi nei loro magazzini. Che cosa facciamo con queste categorie di prodotti? Andiamo a riproporle sul nostro sito senza dimenticarci la parte stilistica. Quindi se voi ci andate a seguire Menabo con l'H finale, che è un nome un po' particolare, troverete il nostro sito dove appunto ci sono delle proposte stilistiche di moda responsabile. Quindi lavoriamo sul concetto di responsabilità senza compromettere lo stile. Ecco, perché infatti diciamo la cosa che salta subito all'occhio, anche appunto andando a ricercare la vostra pagina e anche sul vostro sito, è quello che voi date proprio tanta attenzione non tanto diciamo a quello che è la vendita del singolo capo, quando proprio il concetto di vendere più che altro uno stile, un'idea dietro. Esattamente Francesco, quello che infatti facciamo è, oltre a poter acquistare il capo singolo, il nostro obiettivo è quello anche di far divertire l'utente nell'esperienza online, quindi fare un acquisto responsabile e sostenibile, ma allo stesso tempo ti diverti, come accade questo con delle mystery box. Quindi il consumatore può creare il proprio mood board, parlandoci dei propri gusti, delle proprie preferenze, e ricevere a casa non solo un capo ma un look creato ad hoc su di lui, che è composto appunto da queste categorie di prodotti che sono tutte responsabili. Ecco, a proposito di questo, magari se ci puoi un pochino guidare in questo che è il procedimento, anche perché so che voi avete adesso, state in fase diciamo di transizione anche sul sito, vi state preparando diciamo un aggiornamento anche delle modalità di vendita, e sempre diciamo per seguire questa idea della vendita non banalmente del capo, avete anche intenzione di proporre un sistema di vendita a mystery box, diciamo, per usare una frase conosciuta soprattutto per altri ai nostri ascoltatori. Come funziona? Sì. Esatto, allora ci sarà questa esperienza online che sarà disponibile veramente nei prossimi giorni, dove l'utente avrà a disposizione una serie di immagini e una serie di domande
una cosa molto veloce, non è per niente noiosa, anzi il nostro obiettivo è quello appunto di divertire, di conoscere la persona proprio con le proprie preferenze, non solo a livello di moda ma anche in altre occasioni della vita, come un sabato sera dove preferisci andare piuttosto che musica ascolti. Quindi creando questo profilo del consumatore, selezionando delle immagini e rispondendo alle domande, si genererà una preselezione di capi, quindi verrà fuori un campo popolato da più capi dove il consumatore ne potrà scegliere uno e gli altri tre verranno cuciti da noi intorno al capo selezionato. Quindi in questo modo comunque c'è la possibilità di gioco, ma comunque scelgo un qualcosa che la piattaforma mi propone, e allo stesso tempo poi posso vivere un po' il concetto di sorpresa e di divertimento di ricevere a casa qualcosa che è da scoprire totalmente inaspettato. Quindi stiamo giocando molto su questa parte. Gaia, senti, io nel frattempo, sì, mentre parlavi, sono andata un po' a sbirciare sia su Instagram, sì, sia sul sito. Intanto complimenti, perché insomma, grazie, veramente molto molto innovativo, addirittura ci fanno concorrenza perché hanno Radio Bobo, così e in più, sì, dei tutorial con unboxing con Sonia, insomma vedo veramente che non avete lasciato nulla al caso, anche se tutto scritto in inglese. Però sì, allora su questa parte qua diciamo che noi siamo una startup innovativa, una cosa che non ho raccontato all'inizio, siamo proprio io, mi sono licenziata dal mio lavoro proprio per buttarmi in questa nuova esperienza. È un percorso molto difficile, dove adesso però siamo all'interno di Nana Bianca qua a Firenze, che è il primo acceleratore che ci sta guidando in questa esperienza. Perché in inglese? Perché i nostri competitor ad oggi sono tutti fuori dall'Italia, quindi siamo gli unici italiani. Il pubblico italiano ha bisogno di essere più accompagnato, diciamo, in questo percorso, mentre un pubblico europeo è già abituato al concetto di mystery box, la moda responsabile e sostenibile è più presente. Cosa faremo? Il sito sarà in entrambe le lingue. Perché okay, comunque siamo una startup italiana e femminile, sarà giocato su quel concetto lì. La pagina Instagram molto probabilmente rimarrà in inglese. Il nostro obiettivo è un target ad oggi abbastanza specifico di consumatrici, poi un domani magari arriveremo all'uomo e toccheremo temi come genderless, ma è un inglese semplice, quindi il nostro obiettivo è comunque riuscire a farci comprendere da tutto il pubblico, però assolutamente il sito sarà anche in italiano. Gaia, guarda, complimenti davvero. Intanto sono curiosa anche di capire come ti è venuta in mente l'idea. Tu sei giovanissima, ma da sentirti parlare, insomma, veramente hai già la testa da imprenditrice, questo va detto. Insomma, ti ritroviamo, grazie, se non sbaglio, anche dentro le storie. Tu che conosci Gaia, lei? Sì, magari appare nella pagina Instagram. Sì, sì, ci sono. Sì. Quindi, sono io negli ultimi reel, sono io. Ecco, ma come ti è venuta l'idea di un'azienda del genere? Allora, è partito tutto in pandemia. Io lavoravo a Milano e L'Oreal. Durante la pandemia sono rientrata a casa a Firenze dai miei. E un giorno stavo lavorando e sono andata in soffitta da mia mamma, e mia mamma ha, diciamo, una passione per la moda fin da quando era giovanissima, e mi sono resa conto della bellezza di quei capi, e da lì ho cercato di unire un po' i trend del momento, perché si stava già iniziando a parlare di sostenibilità e responsabilità, e poi ho pensato al concetto della mystery box, perché era proprio un momento di pandemia, tutti chiusi a casa, e ho detto: ma com'è bello ricevere un regalo a Natale e non sai che cosa c'è dentro. Quindi diciamo, ho iniziato ovviamente a studiare, a capire che mercato c'era, quali erano i competitor, e ho messo insieme, diciamo, un po' questi tre punti, che sono la responsabilità, lo stile e un'esperienza nuova online, e è nato Menabo. Come ho iniziato a lavorare sul progetto? Perché ho studiato al Polimoda qua a Firenze e ho vinto il Polimoda Talent. Cos'è il Polimoda Talent? È un grant dove la scuola ti accompagna a lavorare sul tuo progetto. Ok, quindi diciamo... Vai, no, scusami. No, da lì ho messo le basi poi per creare tutto quello che c'è oggi. Diciamo che comunque ti sei abituata in fretta a un, diciamo, determinati concetti, determinate anche modalità di pensare, no? Relativamente, insomma, sì, vedo alla realtà, sì, e a tutto, e questa è una cosa assolutamente encomiabile, anche perché appunto, come abbiamo specificato all'inizio, la tua è una realtà, e fate anche giustamente un vanto, una realtà tutta al femminile. Quanto, sì, quanto è importante questa cosa per voi, immagino, ma anche per, insomma, il pubblico e in generale? È molto molto importante,
vi dico che le start-up all'interno di Nana Bianca oggi sono 8, siamo solo in 2 con fondatrici femminili e l'application è stata fatta da 480 start-up, quindi le donne nel mondo start-up stanno arrivando, ma piano piano. E anche il fatto di essere un team di sole donne, più siamo un team internazionale perché c'è anche una ragazza americana che lavora insieme a noi, è un'altra cosa insomma che portiamo alta come bandiera. Non è semplice perché poi è un mondo dove veramente è differente. Io prima lavoravo in una multinazionale, qua mi ritrovo a fare dal compitino, qua faccio veramente tutto a 360 gradi. Infatti mi vedete su TikTok, oggi sono qua con voi, ma piuttosto che andare a parlare con investor, banche eccetera, quindi son tanti punti belli, interessanti e sfidanti, quindi è un'esperienza fantastica e ce la stiamo mettendo tutta insomma per riuscire a partire. Senti, la scelta del nome Menabò come sì, nasce? Allora, la scelta del nome è perché in italiano il Menabò senza l'H finale è la bozza di un lavoro di stampa, quindi un po' il concetto di riscriviamo qualcosa insieme, riscriviamo le regole della moda. L'H finale perché così le ultime tre lettere sono il Bo, che è un'espressione tipicamente italiana della sorpresa, dell'inaspettato, di io non so che cosa succede, e infatti tutte le nostre grafiche, tutti i nostri concetti vengono poi anche rappresentati graficamente da questa O che cambia ogni volta e magari all'interno ha un fiore piuttosto che le freccettine se volevo parlare di responsabilità o il cuore per San Valentino, quindi questo è come è nato il nostro nome. Certo, e senti, a te nello specifico, ma in generale appunto ti volevo chiedere com'è, appunto visto che mi hai detto che dal partecipare a una realtà molto grande, appunto avevi detto a Milano, a L'Oreal, a ritrovarti diciamo di nuovo a Firenze, che appunto ti sei ritrovata ovviamente per motivi di forza maggiore nella pandemia a fare molto diciamo di più rispetto a essere volto, creatrice, al tempo stesso diciamo attiva operatrice di Menabò, qual è diciamo la cosa che ti ha dato più soddisfazione di questo percorso? Ma allora, ritornare a Firenze è diciamo una cosa che viene dentro dal mio cuore perché è casa. La mia prima esperienza lavorativa è stata in Ferragamo in realtà. E quindi diciamo riassaporare la calma di questa città, il romanticismo e la famiglia vicino è stato molto bello, quindi, diciamo, sono anche un po' scappata da Milano, quindi a livello di città è stato proprio bello tornare qua anche per il ritmo della città che ti certo. fa vivere. Allo stesso tempo io ho un ritmo molto veloce proprio perché appunto magari anche grazie all'esperienza che ho fatto in L'Oreal sono riuscita ad avere una sorta di struttura per poter gestire tante cose nello stesso momento, quindi le mie giornate, infatti ieri quando ho parlato con Francesco ci siamo sentiti, ho detto a Francesco una giornata dove veramente ho una call dietro l'altra e poi ci sono giornate dove magari non parlo con nessuno, sono super da sola e vado a camminare lungarno a fare una passeggiata per pensare, quindi è veramente un'altalena di alti e bassi. Ma parlavo ieri con un ragazzo che mi ha detto il profilo dello startup era esattamente questo, dei giorni ti senti super super in forma e altri invece sei un pochino più a terra, quindi queste sono le sensazioni che sto vivendo. Certo. Complimenti, davvero è un piacere ascoltarti Gaia, perché insomma non solo hai espresso tutto quello che riguarda questa tua azienda, ma si sente anche proprio la passione nelle parole, insomma, ecco, proprio in questo momento è caduta, si sente proprio nel senso la passione sì. che nasce da dentro e la voglia quindi di fare. Grazie a Gaia Rinaldi, grazie a Menabò, grazie anche a Francesco Noferi, che ritroveremo naturalmente nei prossimi appuntamenti con gli amici di Save the City Firenze nel cuore. Adesso noi lasciamo la linea alla regia per la pubblicità, poi torneremo insieme, lo faremo con un altro progetto, anche questo insomma un progetto da dedicare ai futuri radiofonici, ecco. dell'Università di Firenze, come sapete c'è questo nostro legame con chi ama fare radio, lo facciamo anche con questo progetto della web radio a tutto volume per dare voce all'Università di Firenze, ad un gruppo di loro, di studenti che con tanto impegno si sono così messi anche a nostra disposizione, perché sono venuti anche qua da noi nei nostri studi, hanno realizzato le loro rubriche, hanno organizzato le loro interviste e tra pochissimo ne ascolteremo una. A più tardi.